accompagnata al piano da Cristian Prato Fiorito, mi viene da dire Campo Fiorito perché è talmente bravo che siccome è Prato è un po' limitativo, Campo è più grande, Campo Fiorito. Olivia XXX, non so con cosa inizi, Olivia, con Dalì. Dalì. No, però, cavolo, no, Dalì. Dalì a qui. Dalì me la devi raccontare, cioè, perché se iniziavi con una canzone che... No, Dalì me la devi raccontare. Allora, c'era una volta Dalì, inizia così. Vabbè, Dalì è un brano che ho scritto quando ho accettato e sono stata consapevole del mio modo di reagire alle tristezze della vita, ovvero reagivo, e forse reagisco anche adesso, è che non sono stata più così tanto male ultimamente, devo scoprirlo, smettendo di mangiare. E quindi ho usato Dalì perché... Cosa vuol dire smettendo di mangiare? Perché eri anoressica? Sì. Entravo in principio di anoressia e questa cosa me ne sono accorta quando un giorno il coccige mi sporgeva e pensavo di avere una ciste, qualcosa, e invece era solo il coccige, che non avevo più tanta carne intorno. Conoscevi già il Prato Fiorito? Sì, no, cioè è successo per un... da quando sono... ho circa 18 anni così, quindi no, non lo conoscevo, però questa cosa si è ripetuta più volte nella vita. L'ultima volta che mi è successo ho scoperto che non andava bene e lo conoscevo già il Prato Fiorito, sì. Sì. Perché i due sono anche insieme. Sì, siamo insieme. Guarda come l'ha detto, sì, siamo insieme. Ma qual è? Tutti vanno alla ricerca del perché una smetta di mangiare, un po' psicologico, problemi, problemi con genere. Perché tu? Ma io in realtà perché mi si chiude lo stomaco. Quindi c'è anche questa cultura dei disturbi alimentari un po' errata, perché si pensa sempre che... generalmente le ragazze, poi si dice, ma non è vero, anche gli uomini smettano di mangiare perché non si piacciono allo specchio, si vedano grassi, ma non parte sempre solo da qui. Io onestamente quando sto male mi sveglio la mattina e mi sento come se venissi da un pranzo di matrimonio, cioè non c'è proprio spazio, è talmente stretto lo stomaco che non riesco a mangiare, non è che non vorrei. E poi però piano piano mi sono impaurita e mi sono fatta un'insalata di riso grossa così e un giorno l'ho divorata e è passato. Cioè non è passato, detta così sembra che uno basta che si sveglia la mattina e si metta paura. No, ho fatto un percorso e dopodiché ecco. E da lì cosa c'entra con questo? Da lì c'entra perché mi serviva il titolo del ritornello, della canzone, siccome per descrivere l'apatia anche legata a questo senso di inappetenza, che perché poi non avevo più energie, nel ritornello mi paragono a un orologio di Dalì, sai, quelli sciolti, quindi dice sciolta sul divano come un orologio di Dalì. E poi era un periodo molto surreale perché anche il cervello dava proprio di matto, io vedevo... mi ricordavo di aver fatto delle cose che non facevo, vedevo tutto un po' distorto, senza uso di droghe, sottolineo, e quindi ecco quello che mi è venuto in mente nell'accezione un po' più artistica è stato un quadro di Dalì. Questa canzone è bellissima, si chiama Dalì, lei è Olivia XX. Mi scappano le mani dalle braccia, l'ombelico dalla pancia, il sorriso dalla faccia, crollo e non ho più il controllo di nessuna parte di me, mentre tutto parte di me, che cosa resta di me, cosa rimane oltre questa crosta di pane sul bordo del piatto, ogni morso un rimorso, ogni pianto un rimpianto, finché non ho più fame, finché non ho più fame. E allora resto qui con la bile tra la gola e il cuore come venerdì. Tutto è labile come un hangover, c'è troppo rumore. Se piove, rumore, se piove, rumore, se piove. Mi scappano le dita, vanno in fondo alla ferita e le nascondo. Finché non mi confondo, fino a che perdi il controllo di ogni cazzo di pezzo di me, se mi strappo e mi spezzo di me, che cosa resta e a te cosa rimane
oltre questa stronza finita che non ha più fame. E allora resto qui con la bile tra la gola e il cuore come venerdì. Tutto è labile come un hangover, c'è troppo rumore. Se piove, rumore, se piove, rumore, se piove, rumore, se piove, resto qui sul divano sciolta come un orologio di Dalì, con la mano morta su una coscia e faccio rumore. Se piove, rumore, se piove, rumore, se piove, rumore, se piove, dove va a finire la mia libertà? Se poi non la raccogli tu, ci piovo sopra e non c'è più. E allora resta fermo lì, e mentre scorro bevimi, e se sussurro credimi, se invece urlo tienimi. Almeno resto qui con la bile tra la gola e il cuore come venerdì. Tutto è labile come un hangover, c'è troppo rumore. Se piove, rumore, se piove, rumore, se piove, rumore, se piove, resto qui sul divano sciolta come un orologio di Dalì, con la mano morta su una coscia e faccio rumore. Se piove, rumore, se piove, rumore, se piove, rumore, se piove, resto qui. Mamma mia, che forza che ha questa canzone. Grazie, grazie. Grazie pure a, a Prato che, insomma, piano e voce ce la fa a dargli la stessa forza. Ce la fa solo piano e voce o anche in altre occasioni? Questo io non lo dico davanti alle telecamere, però insomma, se stiamo insieme dopo quasi 4 anni, ce la fa anche in altre occasioni, direi. Però gli stai facendo pubblicità. E dopo ci crea concorrenza. Anche come pianista. Anche. Finché lo pagano va tutto bene. Anche nell'altro senso, intendo, se c'è concorrenza, basta che poi si mette tutto in comune e è tutto a posto. Prego, venghino, signore, se siete brutte è meglio. Perché? Rosico un po' di meno, almeno so che magari poi dopo torna da me perché sono più carina. Oppure se siete un po' antipatica è meglio perché torna da me perché sono più simpatica. Sì, ma credo che una con la tua personalità sia difficile da trovare. Dico bene, Christian? Assolutamente sì. Mi mette nei guai adesso, Red. Io l'ho visto che fai questa cosa. Tu stai intrallazzando una roba, costruisci una trasmissione basata sui miei sentimenti. E poi, no, non sui tuoi sentimenti. No, i tuoi sentimenti sono contento che tu. Ma dove vi siete incontrati? Ci siamo incontrati dove? All'Auditorium, Parco della Musica, a Roma. Ma lei cantava, tu suonavi, come funzionava? Sì. Lei doveva aprire il concerto di Giuseppe Anastasi con il quale suono io, e dunque stavamo facendo questo concerto e lei apriva, io facevo il play della base in quel caso, perché questa apertura era con questa base, io ero l'addetto a fare così, che è stata un'emozione terribile, però l'ho fatto. Play. E io lo chiamavo Fiorellino. Come? Lo chiamavo Fiorellino perché dietro le quinte io non lo conoscevo e sentivo dire è tanto tranquilla che la base te la manda Prato Fiorito. Io non avevo assimilato subito e allora facevo ma chi è Fiorellino? Chi è e lui dopo è diventato Fiorellino per un bel po' di tempo a casa mia. Quando avete deciso che vi piacevate? E 2 anni dopo? Perché poi lui era fidanzato, io pure, poi ci siamo lasciati, poi c'è cioè, tutte cose e ci siamo rincontrati. Però vi eravate già annusati, diciamo, fra virgolette. Ma conosciuti, ma no, in realtà non ci pensavo lì per lì a lui. No, onestamente no, cioè, riconoscevo che era un bel ragazzo e tutto quanto, però sapevo che era pure occupato, quindi io sono molto onesta in questo, cioè è come se mi si mettesse uno schermo davanti che sì, mi puoi stare simpatico ma non riesco a essere attratta da te se so che sei già impegnato. Brava. Grazie, ma no, non mi impegno, è il senso di colpa quello originale che ti dicono non desiderare la donna ad altri e manco l'uomo, ecco così. Manco l'uomo non c'è però. Però ce l'ho messo io perché poi ho detto se no come faccio?
Cioè, capito, inizia. In effetti hai ragione, sai che questa storia qui, come se le donne non potessero avere desideri, cioè questo comandamento qui non è mica non desiderare la donna dati, perché... Perché tanto quando l'hanno scritti, secondo me, sapevano già, cioè la donna era incapace di desiderare di tutto, quindi era una proprietà come può una, è come dici, una casa non deve desiderare un altro padrone, come può una casa desiderare un padrone, è un oggetto, e quindi era così, no? Bella questa analisi, sai che mi mancava, ci voleva Olivia XX, che poi non è il tuo vero nome. No, non è il mio vero nome Olivia XX, il mio vero nome è Arianna Silveri. Perché Olivia? Perché volevo dare il nome a questa nuova parte di me che era uscita, che era quella delle canzoni, che scriveva le canzoni. Siccome è come se mi fossi ripartorita, cioè l'ho fatta io, l'ho ripartorita, ho detto se io fossi figlia di me stessa, come mi chiamerei? Dopo un lungo ragionamento con i miei produttori discografici, allora siamo arrivati a Olivia. Mi hanno chiamato Olivia per una settimana per vedere se mi girassi, e mi giravo, e quindi è rimasto. Ma quando mi sono collegato con te con We Have a Dream, tu mi hai detto che solitamente è XXX, ma tu ne hai messo solo 2X perché è il seno piccolo. Sì, no, perché mi fanno sempre sta battuta del porno dell'XXX, e allora io dico che insomma una me l'hanno tolta perché non ero adatta, quindi... E quindi 2X solo invece è il cromosoma e il XX secolo, che è l'anno, il secolo da cui provengo, sono proprio nel 1990. Bene, allora... Adesso cosa fai? Adesso canto un'altra canzone che si chiama Eravamo l'eternità, non è uscita, l'ho scritta, non so quando uscirà, però a me piace questo esperimento. Cosa vuol dire eravamo l'eternità? Siamo l'eternità, noi siamo eterni. Ma poi praticamente sempre per stare sul filone delle canzoni allegre, in questa canzone affronto il tema della guerra dal punto di vista di due innamorati giovani che appena magari andati a vivere insieme nella progettazione di una vita insieme, si trovano praticamente separati dall'odio di altri che non è il loro, e quindi eravamo l'eternità e qualcuno ce l'ha spezzata. Una sorta di Giulietta e Romeo? Sì, una sorta di Giulietta e Romeo, solo un po' meno scemi, perché Giulietta e Romeo basta che si mettevano d'accordo sulle dosi del veleno, cioè, e sì, magari erano vivi, questi purtroppo non è colpa loro. Eravamo l'eternità, Olivia XX. Piovono sogni nel mare, li vedo affondare giù. Piovono bombe ai confini, le sento tuonare. È più forte della morte questo amore, dillo un'altra volta. Una finestra rotta taglia il cielo ed io lo vedo che si strappa come un velo. E immagino che ci sei tu lì dietro. Eravamo l'eternità, stretta dentro un monolocale, a far l'amore col rumore di un banale temporale. Eravamo l'eternità, la speranza che non muore, ora spenta dal rumore di una pioggia che fa male. Ancora mi sembra che proprio non può essere vero, divisi dall'odio di chi non ci conosce nemmeno. Tu che dicevi sei sempre distratta e poi ridevi, e adesso che sono distrutta non ti vedo e non mi vedi più. Eravamo l'eternità, stretta dentro un monolocale, a far l'amore col rumore di un banale temporale. Eravamo l'eternità, la speranza che non muore, ora uccisa dal rumore di una pioggia nera. Qui brucia tutto, mi bruciano gli occhi e la gola, ho perso i giorni che tanto, qui è notte ad ogni ora. Avrei bisogno di dormire ma non dormo mai, quando poi tornerà il sole pure tu ritornerai.
ritornare, amore. È quasi un giorno che non piove. Ora puoi tornare, amore. È quasi un anno che non piove. Olivia XXX. Senti, ma io ti osservavo, ma tu tremavi. Mi trema la gamba destra. No, tremavano tutte e due. Sì, perché poi dopo le bilancio, se no cado. E perché ti trema la gamba destra? Non lo so, mi succede sempre, a prescindere da se io sia agitato o no, credo che automaticamente la mia tensione proprio emotiva vada lì per non andare in gola. Capito? Fa questa cosa così. Vedo anche uno stranissimo... Sto facendo apposta, so anche muovere i muscoli così, e poi la fermo, vedi? No, ma vedo anche uno stranissimo tatuaggio sul piede. È un gatto. Quello sarebbe un gatto? Sì, è un gatto stilizzato. Sì, è un gatto stile Dalì questo qui, perché non si capisce che è un gatto. Sì, tipo. E c'è pure un elefante... Faccio questa cosa, musichetta. Ta, 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 e un elefante sulla coscia. Però hanno un senso tutti e due. Che senso hanno? No, sono curioso. Che una persona molto importante nella mia vita, siccome io ho avuto sempre questa cosa di essere un po' impulsiva anche nel parlare, nell'atteggiamento, infatti poi mi sono pacata col tempo, mi disse una volta, stai attenta, fai il primo passo da gatto e poi il secondo da elefante. E quindi questa cosa almeno io me la ricordo, perché di solito il primo passo lo faccio con la destra e quindi piano piano, e poi capisci un po' com'è la situazione, se è il caso dopo vai come... Se io facevo il contrario, capito? Un po' certo, così. Certo. Va bene, va bene. Auguri, Christian, auguri. No, ma insomma, di sicuro... Guarda, Christian, sai una cosa? Di sicuro con lei non t'annoi. Assolutamente no. Ma io... C'ho una tecnica, ho sviluppato una specie di metodo che poi lo posso anche vendere online, credo. Cioè? Si chiama il metodo della resa, cioè tu ti arrendi, okay, e aspetti, poi succede qualcosa e ti arrendi e, capito, e oscilli così e è bellissimo, e naufragarmi è dolce, capito, in questa Olivia. Questa mi è venuta malissimo. No, ti è venuto benissimo. Grazie. Tu aspetti che lei, che l'elefante se ne vada un attimo. Esatto. Perché entra da gatto, poi quando va con la... Infatti io vedo sempre con quale piede entra a casa. Che metti che se sbaglia, entra col sinistro, che c'è l'elefante, e allora, capito? Resa. Abbiamo col gatto già c'è... Ecco, capito? Abbiamo 4 ore di macchina insieme, stai attento. Cosa c'è? Abbiamo 4 ore di macchina per il ritorno insieme, quindi deve stare attento, perché poi, cioè, le riempio guarda, quelle quattro. Guarda che se anche non lo dicevi, lo sapeva, eh. Però sai quelle cose, no? Che tutti le sanno, ma lì te le scordi. Come si dice, l'attimo del passa a tutti. Cosa canti adesso? Adesso canterò il singolo che uscirà a dicembre, che doveva uscire a ottobre, poi ho detto novembre, uscirà a dicembre, ve lo giuro. Tu hai dei fisici o hai solo dei volatili? Ho un CD fisico che non ho portato neanche questa volta, però adesso sto facendo solo dei volatili. Allora aspetta un attimo, allora dovete sapere, questo è un appello non per Olivia XX ma per tutti. Ragazzi, cioè... Abituatevi non solo a fare canzoni e giustamente anche a cercare di poterle divulgare, condividere dal vivo, ma anche a fare un po' di marketing. Cavolo, se avete un disco, portatelo, mostratelo. Mi sono collegato con lei, non c'aveva il disco. No, poi te l'ha preso lui. Sì, ce l'avevamo uno lì. Perché ce l'aveva lui, ma lei non ci aveva pensato. Oggi non l'hai portato. No, ma perché in realtà ormai è un po' vecchio, capito? E sto facendo tutte cose, non, cioè sono sempre io, però un po' mi ha stufato, brutto dirlo, no. Cioè. No, ma scherzi, ma pensa Vasco Rossi a fare Vita Spericolata. E infatti io dico, Beatles a fare... Come fa? Cioè, dopo, ma pure Alba Chiara, no? Cioè, bellissima, adoro, ma dopo tutti questi anni, ma ti sarei rotto un po' le scatole? Lui sì, ma il pubblico no, forse. Vabbè, ok. Vabbè, ma lui è Vasco Rossi, cioè io no, quindi il meglio deve ancora venire, no? Il meglio deve ancora venire, bella questa. Quindi allora adesso lei fa?
L'Equilibrista, che è un brano che è solo mio il testo, ci tengo a dirlo. La musica è del mio amico e collega Emanuele Angeletti, detto anche Manny Angeletti, che è un artista che gira un po' tutto il mondo perché fa Paul McCartney nel musical ufficiale dei Beatles, lui. E quindi ogni tanto trova tempo per darmi le melodie, io ci scrivo i testi e nascono cose belle. E di che cosa parla, visto che hai scritto tu il testo? Ah, questo è proprio la mia classica canzone esistenzialista e parla in realtà della condizione dell'essere umano, però nella canzone parlo della donna perché parlo in prima persona e quindi paragonata a questo equilibrista che sta in un circo che è la società, quindi c'è il pagliaccio che ti fa acclamare dal pubblico ma in realtà non vede l'ora che cada dal filo e tutte queste cose qui, e poi c'è un risvolto positivo quando decide di cambiare idea e non essere più un equilibrista ma una trapezista e insomma fotte tutti. Vedi, io non sapevo questa cosa, però sincronicità hanno fatto che io ho parlato di Vasco Rossi e l'equilibrio sopra la follia è una frase di Vasco Rossi. Esatto, che sì. Allora, l'equilibrista Olivia XX. Che del domani non v'è certezza, poi domani arriva e basta. Qui dal filo dell'equilibrista, da quassù non ci si gode mai la vista. Sguardo fisso sull'interno del tendone blu, che sembra quasi il cielo che non guardo più. Mentre aspetto il passo falso per tornare viva, fate l'applauso bambini alla donna sul filo. Grida il pagliaccio aspettando che io cada giù. State a guardare la donna che cade dal filo. La fiducia di un salto nel vuoto e non torno mai più. Il coraggio di un salto nel vuoto e non torno mai più. Io l'orizzonte di chi guarda su, però non guarda su abbastanza. Poi c'è il giocoliere che non vede altro che l'infinità di un cerchio breve. Troppo alto e stretto anche per Dio. Solo un passo al passo falso per tornare viva. Non applaudite la donna che salta dal filo fino al trapezio che dondola sempre più su. Non imitate la donna che salta dal filo, voi restate coi piedi per terra, lei non tornerà. Fa paura anche più della guerra la sua libertà. Bravo Olivia, vieni qua. Grazie, bravo pure tu. Io? E cosa c'entro io? Cosa c'entro io? E vabbè, sarai bravo, no? Nel tuo mestiere sei bravo. Vedevo là tutti, cioè c'ha l'autografo di Beyoncé quando stava con le Destiny Child. Sì. Uno bravo c'ha l'autografo, cioè qualcosa avrei fatto per meritartelo, perché è tipo la mia paladina della vita, Beyoncé, capito? Ah, Beyoncé è la tua paladina. Ce ne sono altre di là, però... Eh sì, ma quello proprio... Cioè io ho un...
Forse, ecco, Beyoncé la pregherei come divinità. Sì. Esagero. Non sì, lo so, perché... è che è così. No, ma perché ultimamente ne escono fuori delle notizie. Ha fatto delle cose non molto carine. Però è perché è un po' come le divinità greche, no? Che sono umanizzate. Cioè, sì, pure Zeus faceva un sacco di impicci con Era, un po'. Cosa faceva? Beh, era famoso anche se vedevi Pollon, no? Zeus andava sempre con le altre dee. Cosa c'entra Pollon? Parlavamo di divinità. Ecco, i miti greci, diciamo, erano cos'è un po'... Pollon? Pollon combina guai. Ah, ma io... No, io, cavolo, mi parti dalla mitologia, dal mito. Ho capito che Pollon... Ma Pollon che... parla di quello. Io non l'ho visto, ho soltanto ospitato Cristina D'Avena che me l'ha cantato. Com'è la canzone? Pollon... Pollon combina guai. Senti che tutti su nell'Olimpo felice vieni, tu vieni, sai. No, ti voglio. Col cagnolino sei perfetta, guarda. Patrizia Laquidara, guarda, ormai sei. Vieni qua, cantate dopo Olli. Albergo Ore con mi sembra giusto insieme a Olli com'è? Allora, 3 2 1. Pollon combina guai, la beniamina felice tu stai, la beniamina di tutti gli dèi sei tu. Oh, Pollon, Pollon combina guai, racconta ancora quello che tu fai per gli abitanti di questa città. Città, città, poi c'è quello che sotto fa città, perché lei era la figlia di Apollo, il dio del sole. Ogni tanto rubava pure il carretto del padre col sole e lo portava in giro. Era divertente. Non conosci davvero Pollon? No, io conosco la canzone perché, sai, allora io potrei essere vostro papà, quindi non ho visto quei cartoni animati. Cioè, io vedevo altri cartoni animati quando ero piccolo, non vedevo questi. Ma mio papà la conosce Pollon? Per forza che tuo papà la conosce Pollon, perché sarai stata sempre lì. È stato bello perché una volta in un programma, le ragazze di Non è la Rai, quella roba lì, no? A un certo punto stavano cantando Satisfaction. Allora io sono entrato, c'era mia figlia Luna, e ho detto Satisfaction. E ha detto, te papà come fai a conoscerle che non guardi mai? E io, sai, insomma, la canzone, quindi Pollon. Quindi, e poi quali altre canzoni ti piacevano di quel periodo dei cartoni animati? Qual era la tua allora, preferita? Allora, la mia preferita e anche il mio cartone animato preferito, che pochi se lo ricordano, era È quasi Magia Johnny, che c'aveva l'intro di sax, sto riff di sax che mi piaceva tantissimo. E come faceva? L'intro di sax che devo fare. No, la canzone. È quasi Magia Johnny, dai prova e riprova Johnny. L'ho presa alta. E come sempre riuscirai... Così era alla fine del ritornello. Invece il tuo preferito qual era? Ne avevo tante, però a me piaceva moltissimo Candy Candy. Forse sono... come faceva Candy Candy? Non lo so, non me la ricordo. Faceva Candy Candy, ragazze? Dai Conan! Questo è un altro, però mi... Conan. Nella vita sola non sei... E però forse la... Però forse Conan... Conan quello faceva? Dai Conan, questo mondo si può salvare. Questa non la conosco. Dai Conan, tutto tuo amore e poi vai. Scansa i pericoli, vola no, tra gli alberi. Vieni qua. No, vieni qua. No, tu non devi, vieni, perché lei era una delle meglio sole, lei era una del gruppo meglio sole, quindi... Ma qui è così, intervengono tutti. Ma pure Magica Amy. Ah sì, sì. Com'era? Magica Amy, quella era divertente. Magica, Magica Amy. Magica, Magica Amy. Poi? Che spera e gira, perché vuoi si avvererà. Magie di Amy. Salutiamo Cristina D'Avena. E Sailor Moon? Quella c'ha quattro sigle, cioè ogni stagione è una sigla è nuova. Vero. L'ultima mi ricordo era Sailor Moon, amica Sailor Moon. Quella era l'ultima. Ma anche tu guardavi i cartoni animati? Certo, sì, passavo i pomeriggi davanti alla televisione guardando i cartoni animati. Mamma mia, che bello. Ero innamorata di Terence, di Candy. Terence di Candy. Ah, Terence di Candy. Candy. Sì.
Kiss Me Licia è arrivata un po' dopo, però io ero già grandicella. Kiss Me Licia, ecco i loro cuori, na na na, d'amore, d'amore sì per te. Vabbè, bello, bellissimo. Va bene. Io farei, ecco, uscirà fra un pochino, l'ho deciso, rifaccio tutte le cover dei cartoni così. Potrebbe essere un'idea. Che l'ha già fatto Cristina, sì, la Davina, no, l'ha fatto di se stessa con tutti i duetti, fighissimi, ce l'ho quel disco. Certo. Bello. Certo. Senti, Olivia, allora qui hai due lingottini d'argento. Pure io. Certo. Due lingottini d'argento di Jacob Gold, quale scegli dei due? No, tu, il tuo te l'ho già messo da parte, Patrizia. Può scegliere quello. Vediamo se abbiamo questo qui con l'argento, perché da pure davanti, così almeno mi specchio e ho la scritta in fronte Roxy Bar. Ok, allora dei due lei ha scelto quello con l'argento, quindi questo qui, fallo vedere, questo qui ha scelto. È bello che Patrizia ti fava l'altro. No, lei sceglie sempre l'altro, ma lei ti fava che, perché non voleva che gli portassero via questo, hai capito? Quindi tieni, aspetta. Questo è per te, tienilo caro, perché ripeto, sai, quando il primo che l'ho visto io costava 80 euro un anno fa, adesso sta a 150 senza la serigrafia, questa è la limited edition per te. Ma grazie. È come un award, hai capito? Grazie. Ma quindi ci stai consigliando di rivenderlo tra poco? Sì, infatti. No, allora. Gli faccio una foto. No, ti spiego. Siccome è noto, no? C'è un crollo di tutto il sistema finanziario, una stampata moneta l'inverosimile, no? Sì, sì. C'è bisogno di miliardi, diamogli miliardi al ballerino là dell'Ucraina. Quindi inevitabilmente il metallo è l'unica cosa, perché sta crescendo tantissimo, perché è l'unico bene rifugio dei propri risparmi. Quindi noi ce lo dobbiamo mettere da parte. Tu mettitelo da parte, anzi, sotto il materasso. Anzi, ti consiglio che se hai degli altri soldini, devo metterli via. Sotto c'è un biglietto da visita dentro di Nadia Ottaviani, che è quella di Jacob Gold. Se hai degli altri soldini, tieni in banca, ti devi tenere soltanto i soldini che ti servono per le bollette, per quella roba lì. Tanto questi qui, quando lo vuoi vendere? Addirittura qui sono limited edition, questi hanno un valore che è ancora diverso, perché questi qui non esistono in commercio. Mi sembra un affarone. Bello. È un affarone, ostia. Sì. A me, guarda, senti parlare veneto, una che viene da Catania. No, è nata a Catania, però vengo da Vicenza. Ma sì, però ostia, io penso e te. Poi penso, devo dire dopo che mi anche canti canzoni che guardano Messina. Hai fatto un libro su Messina, su no, Catania. No, ho fatto un libro che si muove. È un tra viaggio, Sicilia, va bene, Veneto, ostia, c'è però anche va bene. C'è anche il Veneto. C'è un libro mobile ha fatto. Il libro mobile adesso. Olivia. Grazie, Red. Ciao. Grazie, ciao. Ciao Olivia, baciami.